Ragazzi, nei giorni scorsi, cambiamo un attimo pagina che sennò mi rompo i coglioni. Alessandria, vi leggo questa cosa. Alessandria, cacciatore 74enne, spara un cinghiale, l'animale reagisce e lo uccide. Capito? La vittima, proveniente da Arenzano, si era trovata la mattina con alcuni amici per una battuta di caccia. Cosa legale. L'ungulato, colpito dal suo fucile, anziché fuggire, lo ha caricato procurandogli una lesione all'arteria femorale. E lo ha ucciso. Provincia di Genova, questo qua era originario della provincia di Genova, si chiamava Lazzaro Valle. Si era trovato con alcuni amici, hanno avvistato sto cinghiale, questo ha sparato. Però l'animale, ragazzi, l'animale. L'animale ha fatto l'animale. Beh, l'animale sì. Ma c'è gente che esulta, c'è gente che di fronte a questo esulta, lo sappiamo. C'è da esultare. Sono sicuro che anche Walter Caporale, che è presidente di non so che cazzo di associazione, esulta di fronte a questa follia, di fronte alla morte di un uomo, cioè l'animale vince sull'uomo e qualcuno esulta, è contento, chiamiamolo. Pronto? Caporale? Sì, sono Caporale, presidente degli animalisti italiani. Sono Cruciani, come stai? Io sto benissimo, soprattutto sono felice. Perché sei felice? Mi piace dire, no? Perché sono felice? Perché quando io non auguro mai la morte a nessuno, dovresti saperlo, da animalista, da non violento e pacifista. Però quando una persona che uccide altri esseri viventi si ammazza, si provoca la morte, io non posso che brindare alla morte di un cacciatore che da, ahimè, mi dispiace dirlo, da coglione si è ammazzato e per una volta è il suo nemico, il suo avversario che è sopravvissuto, cioè, un cinghiale. Non ho capito. È un allora, animale rispettabilissimo. Non ho capito. Dunque, tu stai dicendo che è un giorno di festa, praticamente. È un giorno di festa per tutte le persone che amano la vita, che rispettano la vita, rispettano il creato. Perché se è vero, come ha detto Papa Francesco, che gli animali, noi dobbiamo avere rispetto per il creato e per tutte le creature di Dio, noi oggi dobbiamo essere felici perché una creatura di Dio è sopravvissuta alla morte da parte di un assassino. Qual è il cacciatore? Cioè, quali sono i cacciatori? E i parenti del cacciatore? E i parenti di questo cacciatore di 74 anni? Non so, magari aveva dei figli, una moglie. Ma certo, ovviamente, ma io non mi pongo il problema. Ma ho capito, ma come non ti poni il problema dei parenti? I parenti? Non ho capito, sai, caro Cruciani, guarda che anche Hitler e anche i nazisti avevano dei parenti. Ma questo non mi toglieva il gusto di aver potuto dire che se fossero, quando morivano i nazisti dovevamo essere felici, oppure quando morivano gli stalinisti dovevamo preoccuparci dei parenti degli stalinisti. Scusa, non ho capito, fai a fare un paragone tra un cacciatore che agisce nella legge, spara un cinghiale, il cinghiale lo attacca, lo ammazza, Hitler, l'ho detto i nazisti, ho detto uccidere per divertimento è un crimine che un giorno verrà riconosciuto come tale e verrà punito in Italia, in Europa e nel mondo. Esattamente come uccidevano gli schiavi. Una volta tu sai che era lecito uccidere gli schiavi, torturarli, violentarli, stuprarli, era lecito. Ma stiamo parlando... Era lecito la tortura. Ma cosa vuol dire questo con la caccia, con uno che spara un cinghiale legalmente? Non è un bracconiere, non è un criminale. Tutto ciò che è legale... Lo hai paragonato a un nazista, lo stai paragonando a un nazista. Io gli assassini li paragono tutti a dei nazisti, a degli stalinisti, perché sono assassini. Se tu uccidi un essere vivente, che schifo, ragazzi, fai veramente schifo. E dici anche di essere pacifista. E dici anche di essere pacifista. Ma quale non violento? Che se brindi alla morte di uno, dai. Non auguro mai la morte a nessuno. Ma non la auguri, ma brindi. Sei felice, però. Sei felice quando tu muori a causa di quello che stavi facendo. Perché tu sei morto. Ma stava sparando un cinghiale. Ma come? Ma sta per il karma. Come per quello il karma? Karma. Ad non ogni c'è azione karma. Corrisponde una reazione. Ah, ma non c'è nessun Buddha karma. Chi è? Buddha che era un imbecille, era un qualunquista, chi era? Un sottomesso. Ma cosa c'entra Buddha? Ma cosa c'entra Buddha adesso? Cosa c'entra Buddha? Ma scusami. Non sono Parenzo. Però voglio dire una cosa. Come cazzo fai a essere contento perché un essere umano di 74 anni è stato azzannato e ammazzato da un cinghiale? Perché tu mi devi rispondere. Perché è stato ammazzato? Perché sparava un cinghiale, cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, ammazzare un cinghiale. Dai. Senti, non offendere però Dio, Gesù, il Vangelo, gli apostoli e la Chiesa. Non permettersi di fare questo. Ma quello stava facendo una battuta di caccia, normale, legale, autorizzata. È morto. E che vuol dire? Ma allora quando venivamo torturati gli schiavi, quando c'era la tortura. Ma non dire cazzate, ma non fare paragoni assurdi con la tortura, col nazismo, eccetera. Anche
ignorante e vigliacco. Forse sei anche ignorante e vigliacco, allora, perché se tu non rispondi alla mia domanda, era legale o no torturare una ma volta che vuol dire? Italia? Ma se per tanti anni, no, se per tanti se ancora esiste, significa che non c'è una mattanza in corso, non c'è un assassino in corso, non c'è un olocausto, non c'è un olocausto in corso degli animali. L'olocausto non c'è, certo che c'è un olocausto in tutto il mondo adesso. No, scusi, usavo le parole esatte, non si può dire usare la parola olocausto. L'olocausto viene accusato, viene usato anche con la questione. Per favore, non diciamo stupidaggini, per piacere, perché va benissimo tutto. Viene usato in linea generale, è un termine che viene generalizzato. Ma tu lo sai che Parenzo ama pure i circhi, che tu odi, per esempio. Parenzo ama moltissimo i circhi. Non è che odio, io amo il circo senza animali. Ma ci mancherebbe il circo senza animali. Ma il circo senza animali, il circo senza animali. Il circo senza animali è più bello del mondo. Ma il circo, l'animale nel circo sta magnificamente. Ma che fa? Ma fallito che c'è la pandemia, purtroppo. Senti un po', l'hai visto? Perché c'è stata la pandemia, ma il circo, ma è la cosa meravigliosa, da Fellini in poi, meraviglioso il circo, l'elefante che si inchina e saluta il pubblico, bellissimo. Il circo è nato con gli handicappati, è nato con le persone e con i coglioni come voi, come te, che ci si divertivano ad applaudire e a vedere. Cosa c'hai contro i nani? Ma che ne so, che c'hai contro i nani? Ma i nani lavoravano, abili. Ah, c'erano le donne con tre tette. Ma lavoravano almeno lavoravano. Che male c'è? Il pubblico. L'evoluzione del circo è esattamente quello a cui lei sta partecipando. Il circo è finito adesso. È qua. È il circo degli animali che è più bello del mondo. Però posso dirti una cosa? La carne di cinghiale, tornando ai cinghiali, la carne di cinghiale è ottima e i cinghiali stanno invadendo Roma. Dunque qualche cosa bisogna fare, diciamo. E chi ce l'ha messi quei cinghiali? Chi ce l'ha messi? Ma non lo so. In ogni caso vanno abbattuti. Vanno abbattuti quando è possibile. Vanno abbattuti quelli che ci hanno messo i cinghiali, cioè i cacciatori, sì, e le associazioni venatorie. I cacciatori vanno ammazzati adesso. Se a te danno fastidio i cacciatori, devi combattere i cinghiali. Combatti chi mette i cinghiali in Italia. Vabbè, ma tu, ecco, a proposito di cacciatori, tu un cacciatore come lo definisci? Cioè, nella tua definizione, un assassino anche impotente. Non lo so se è impotente. Oddio, un 20-30% sono impotenti. Certo. Ma che ne sai che sono impotenti? Sono frustrati. Che statistiche sono? Ma che ne sai che sono impotenti? Scusa, che ne sai che sono impotenti? 20-30%? Che fai? Devono scaricare la loro frustrazione su altri deboli. In questo caso, per loro, frustrati nella vita, ci sono gli animali su cui scaricare la propria frustrazione, il proprio fallimento di una vita ignobile in cui si diventa soltanto assassini. Non c'è nessun fallimento ignobile. Perché non vengono a caccia con noi? Perché non facciamo un torneo di caccia? Io e un cacciatore. Ma perché ti fanno schema? Perché un cacciatore ti schifa a te, ti lo schifa sport, un cacciatore. Io schifo il cacciatore che è un vigliacco, perché io faccio sport, ma lo sport è competizione fra partecipanti che hanno le stesse capacità. Ma smettila, dai, su. Ma che c'entra il vigliacco? Quello spara perché non viene a giocare con me. Ma perché quello spara agli animali? Ad armi pari. Nel terzo vigliacco. E che fai il duello? Esattamente. Certo, perché non li facciamo i duelli? Ma che devi fare il duello col cacciatore? Questo è il karma, questo è l'equilibrio. Ma questo è da idioti. Ad armi pari. Senti, amico mio, io dico solo questo: viva la caccia, viva la caccia, viva la caccia, viva la carne di cinghiale, viva la carne di cinghiale. Viva la vita, viva gli esseri viventi, tutti, te compreso. Questo è pazzo. Io ti amo, ma questo è pazzo. Io amo tutti gli esseri viventi. Ciao, vattene a fanculo. Ciao. A fanculo, facci tu. Ciao. Mini Countryman Northwood Edition.